Cesè, l'ho conosciuta con una chiacchierata con Don Rolando che mi aveva proposto questo viaggio verso la Francia. I primi anni avevo detto di no perché non avevo tempo, poi Don Rolando è particolarmente insistente, particolarmente convincente e quindi mi sono buttato e sono partito. Inizialmente mi era stato proposto da varie persone che avevo conosciuto in parrocchia, poi una di queste ha proprio insistito dicendo che sarebbe stata una bellissima esperienza per me e allora ho accettato e ho detto vabbè, proviamo. Ho conosciuto Tesè attraverso il corso diocesano per animatori, a cui mi sono iscritta dopo aver partecipato ad una colonia estiva. E oltre ai vari incontri di formazione ci veniva proposta la partecipazione appunto a Tesè come ritiro spirituale e quindi beh, ho colto questa proposta e mi sono lasciata anche un po' sorprendere. Era dopo la GMG di Roma che la Pastorale Giovanile aveva organizzato un evento con i Frère di Tesè. Dopo da lì non è che ho avuto molti contatti, ma nel 2008-2009 ho avuto la possibilità invece di partecipare per la prima volta a un pellegrinaggio, un mini pellegrinaggio, eravamo una decina di ragazzi a Tesè insieme a Don Rolando e lì ho avuto un mio primo momento di shock, nel senso che ho conosciuto proprio questa comunità concretamente. Quindi i canti, la preghiera, ma anche il silenzio, lo stare assieme, tutta questa organizzazione con migliaia di giovani venuti da tutta l'Europa. Il primo impatto è stato particolare, no? Vedere tutta questa gente, così tante persone che subito ti si avvicinavano, ti salutavano, quindi all'inizio è stato un po' particolare. Poi con i giorni, con il passare del tempo, ho capito che si tratta di un'esperienza davvero incredibile, di grande comunione, di grande fratellanza. Entri in una chiesa che non è proprio una chiesa, perché non ci sono banchi. Siamo tutti seduti per terra e la persona che ti sta di fronte è seduta per terra come te e 4.000 persone cantano le stesse parole in una chiesa. Quando si arriva a Tesè, già il primo impatto, si viene accolti, ci si spiega, vabbè, il funzionamento della comunità e poi comunque è tutto un clima appunto di condivisione anche. E cioè che non è artificiale, è proprio un'accoglienza, cioè reale. Così tanti ragazzi, da così tante nazionalità diverse, persone che magari prima guardavi con sospetto perché, ah, guarda, quello lì è di quella nazione piuttosto che di quell'altra, cominci a guardarli semplicemente come delle persone che sono lì per lo stesso motivo per cui sei lì tu, per divertirti, per stare insieme e per ricercare delle risposte a delle domande che hanno un'urgenza di risposta. Era un periodo in cui mi ero un po' allontanato da Dio e un po' dalla religione, dalla fede, e quindi non sapevo esattamente cos'era. E me ne parlava bene, dicevano che era una bella esperienza e mi ha suscitato una certa curiosità. Ero anche in un periodo in cui volevo riscoprire questa fede, no? Alla fine ho deciso di andare, anche un po' a sorpresa, no? Non sapevo bene cosa aspettarmi. Io volevo delle risposte a delle domande che mi ero posto, a tantissimi perché nella mia vita di cui avevo veramente bisogno. E quando sono tornato mi sono reso conto che non ho avuto le risposte che cercavo, ma altre domande che però no, non mi hanno fermato. Mi hanno semplicemente fatto dire coltiva la domanda perché è fondamentale. Ho anche trovato una me stessa un po' cambiata, un po' nuova. Ho trovato delle risposte a tante domande che mi ponevo. Io mi ci sono avvicinata per curiosità, perché mi è stato proposto
E poi mi sono resa conto che è un luogo veramente particolare in cui comunque si trovano delle risposte. Per cui mi viene da dire che se ci si vuole avvicinare appunto a Tese, che non bisogna avere aspettative di troverò la risposta del senso della mia vita, ma di lasciarsi sorprendere dall'esperienza, insomma. Ero un giovane responsabile di Azione Cattolica, animatore, ero anche allo stesso tempo responsabile dell'oratorio di Riva San Vitale e un po' tutto questo fare, dare sempre agli altri, con Tese invece ho trovato il modo di ricevere qualcosa di concreto, un momento di oasi nel mio itinerario annuale. E quindi questo shock è stato proprio un affidarsi a questi momenti semplici, di condivisione, di silenzio, di passeggiate in questo piccolo villaggio francese e per una volta durante l'anno, questi 3-4 giorni, di ricevere indietro tutto quello che durante l'anno invece con gli altri animatori, con gli altri responsabili, si dava ai giovani. Ma a Tese quello che mi ha cambiato della mia vita è stato l'apertura verso gli altri, perché tante volte è difficile anche relazionarsi con qualcuno se non si ha quel coraggio di andare così spontaneamente e conoscersi. Da quando conosco Tese è cambiato senz'altro il modo che ho di vedere ciò che capita attorno a me, nel senso che vabbè, io comunque lavoro in ambito scolastico, per cui quella che è la relazione con gli altri è in un certo senso il mio pane quotidiano. Ma trovo che comunque da Tese c'è questo il cambiamento senz'altro appunto nel modo di percepire l'altro, anche i bisogni dell'altro, di accoglierlo diversamente. Questa esperienza penso appunto mi abbia aiutato anche a immedesimarmi nella persona e cercare di risolvere o aiutare a risolvere i suoi problemi anche in base alle mie esperienze, analizzandole e analizzando le sue esperienze, vedere cosa c'è in comune per riuscire a aiutarlo veramente. Io credo che Tese sia davvero una scuola dell'accoglienza, perché lì ho imparato a vedere come il confrontarsi con altre culture, altre religioni, altri modi di pensare diversi dal mio sia per me un arricchimento, no? Che si tende ad avere un po' quasi paura, no? Si immagina, è uno straniero, allora è diverso da me e si pongono già dei muri quasi, no? E quindi si ha paura. Ma io credo che prima di tutto, prima di essere uno straniero, è una persona. E questa persona ha molto da dare, ha una storia da condividere e poter ascoltare questa storia è davvero un grande arricchimento. Si deve mettere al centro la persona e questa è la parte più fondamentale ed è così in semplicità che secondo me il mondo cambia, cioè è proprio il rendersi conto che tu hai un altro di fronte, hai un'altra persona con i suoi bisogni, le sue necessità e hai qualcosa in comune con quest'altro, che sia poco, che sia tanto, non importa, ma hai qualcosa in comune. A Tese ci va il mondo e essendo a contatto con persone veramente di ogni tipo ti rendi conto di quanto sei piccolo tu e talvolta anche di quanto sono piccole ma grandi le cose semplici, veramente la semplicità è il punto focale di Tese e degli incontri che tu fai a Tese con le persone di Tese. Ci si incontra anche con persone che magari non parlano la tua stessa lingua ed è bello perché non ci si capisce, quindi si usano parole molto semplici per intendersi e questo è il bello, no? Tante volte la semplicità è quella che più ti colpisce e più ti emoziona. È un posto molto bello in cui si incontrano molte persone
di varie parti del mondo e con le quali si riesce a rimanere in contatto anche a lungo dopo l'incontro a Tese. È bello tornare a Tese perché ci si ritrova in un momento in cui il tempo quasi si ferma, nel senso che tutto quello che bisogna fare perde, tra virgolette, la sua importanza per dare più importanza a quello che è l'essere nel momento presente. Beh, questi momenti, sì, di amicizia per me hanno un valore molto importante perché sono persone con cui si condivide veramente di tutto, sia nella preghiera che nei discorsi, e penso che possano rimanere anche, diciamo, amici di vita, che possano insegnarci parecchio. Nel gruppo di Tese in Ticino ho trovato degli amici che si basano su Dio, e secondo me l'amicizia a partire da Dio ha una marcia in più. E il bello è stato anche vedere come con questi amici c'è un rapporto molto più libero, e mi sono trovato molto bene perché condividono molti, molti miei ideali, quindi mi sono trovato molto a casa, diciamo. Noi proponiamo alcuni incontri di preghiera durante l'anno, il pellegrinaggio tradizionale durante la vacanza di Pasqua e poi alcune volte anche la settimana intera durante l'estate, come sarà quest'anno. Agli incontri non riesco a partecipare sempre, però le persone che fanno parte di questo gruppo sono persone che conosco anche da altri ambiti, come per esempio i campi dell'Azione Cattolica, piuttosto che il corso per gli animatori. E è sempre bello comunque ritrovarsi insieme proprio perché c'è questa sensazione di essere una grande famiglia. Cioè, nel senso che magari abbiamo età diverse, proveniamo da percorsi formativi diversi, piuttosto che comunque da realtà diverse, eppure quando ci si ritrova insieme queste differenze si annullano e si diventa veramente un gruppo unico e coeso. In questo gruppo ho trovato di diverso magari le discussioni che si fanno, perché se con una classe scolastica si parla sì di scuola, di relazioni sentimentali in un determinato modo, quindi magari anche solo superficialmente, con questo gruppo penso che riusciamo ad approfondire queste cose anche da un punto di vista magari un po' più spirituale. L'esperienza di Tese è stato importante per il mio cammino vocazionale, proprio perché negli anni in cui stavo per decidere, ho approfittato anche di questi giorni dove non dovevo organizzare, pensare alle attività con i giovani, ma potevo pensare a me stesso. E quindi da una parte la testimonianza dei Frère, dove si mettono a disposizione proprio con questo carisma per i giovani, dall'altra parte i momenti di preghiera, di spiritualità, sicuramente hanno contribuito a farmi riflettere, a favorire questo incontro col Signore che ancora oggi sto facendo in seminario, e quindi iniziare forse un po' più consapevolmente anche il mio cammino di discernimento. Ma diciamo che appunto a livello professionale l'esperienza di Tese mi ha fornito, se ve ne un altro, una sorta di lente per leggere in maniera diversa comunque anche i ragazzi che arrivano da me. Ciò che Tese mi suscita, mi lascia molto nel mio cuore, è una gioia, è un entusiasmo che nello stress quotidiano, sempre di corsa a fare le cose, è un bel ricordo, è un farne memoria per poter respirare durante la giornata. Poi quando torni a casa il desiderio di portare esattamente quello che tu hai sentito a Tese e come ti sei relazionato agli altri anche nel tuo piccolo quotidiano.